Ciao biker, stiamo andando a provare una moto diversa da quelle che normalmente porto sulle mie pagine. Sono stato invitato da Piaggio oggi a provare la Touareg 660, certo una adventure stradale che non ha certo nulla di modernissimo, visto che ormai è uscita già nel 2021. E probabilmente avete già visto un sacco di recensioni su altre pagine di questa moto. Però sono comunque contento di aver avuto questa opportunità oggi, anche inaspettata da parte di Piaggio, che mi ha gentilmente dato la possibilità di provarla. In quanto la mia storia con Aprilia ha veramente radici profonde, in quanto io da Veneto vengo da un piccolo paese alle porte di Noale. E ho sempre avuto, fin da che guido le due ruote, in qualche maniera una moto o un motorino Aprilia. La patente io l'ho presa con la bellissima e per me rimpianta RS 250 replica con la livrea Chesterfield, moto che se avessi saputo a quanto sarebbe potuta arrivare a valere quasi 35 anni dopo, mi pento di essermene liberato. E poi uno dei miei primi cinquantini, che fu proprio il Touareg 50 con motore Minarelli, e pochi anni dopo aver preso la patente, per un breve periodo ho avuto la fortuna di avere in garage anche la sorella maggiore con motore Rotex a quattro tempi, la Wind 350, di cui ricordo esisteva anche la versione ancora più grande, la 600. Moto che ha sicuramente fatto la storia per il nome Touareg. E sono molto contento di poter fare un confronto oggi con la moderna 660, una moto molto diversa, dall'altra parte un monocilindrico, da questa parte un bicilindrico fronte marcia, una moto con una tecnologia molto più avanzata. La vecchia Touareg, una moto sanguigna che dovevi saper portare, questa una moto con una dotazione tecnologica di tutto rilievo, 5 mappature del motore, 80 cavalli, una moto ben piantata nel nuovo millennio. Ne vedremo insieme i valori, se ci piacerà. Come sapete io cerco di portare contenuti di pancia, non essendo io una persona che può parlare apertamente di tecnica, in quanto non ne ho le competenze e non ritengo di potermi permettere di parlare di tecnica a certi livelli, queste cose le lascio fare ad altra gente. Ringraziate il perfetto, che è sicuramente molto più bravo di me e di moltissimi altri nel presentarvi le moto che ha la fortuna di provare. Io voglio semplicemente portare la mia personale esperienza, la mia opinione e magari aprire un piccolo dibattito insieme a voi qui sulle mie pagine, qui sotto sui commenti se state guardando il video su YouTube o se state guardando il reel su Instagram. Come già abbiamo già fatto per altre moto, mi piacerebbe sapere la vostra opinione sulla Touareg 660. Ci vediamo tra un po' e vediamo un po' che livrea ci daranno. Eccoci qua, stiamo provando la Aprilia Touareg 660, bellissima la colorazione che ho avuto la fortuna di trovare, probabilmente tra tutte quelle che sono state presentate, se io dovessi prendere una Touareg prenderei proprio questa, anche se la mia vecchia Touareg Wind 350 era quella con la colorazione verde, bianca e rossa, ma anche questa che ricorda tantissimo la sua sorella con colorazione blu, beh, molto bella, molto bella. Allora, prendiamoci un po' di confidenza, cerco di un attimo di capire un po' come funziona la frizione, il freno, mantengo la mappatura Urban, c'è la possibilità di fare dei cambiamenti, poi gli diamo una scorsa veloce.
Allora, la partenza, la prima e la frizione sono molto 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 morbide, piacciono molto, anche la tenuta del freno a bassissime velocità è interessante. È una moto che secondo me si presta bene anche all'uso quotidiano nelle città, proprio come potrebbe essere l'uso quotidiano in una città come Firenze in mezzo al traffico. A basse velocità, nonostante tutto, è molto agile, si muove bene, si destreggia bene ed è dolce nell'erogazione del gas. Chiaramente è un ride by wire, è molto preciso. Ora chiaramente stiamo usando la mappatura Urban, quindi sicuramente a tutti i controlli di guida attivati e ai massimi livelli, però devo dire che in questo momento mi sta dando delle soddisfazioni, mi piace. Come primissima impressione, proprio se dovessi scendere in questo momento e dire ok, mi basta, l'avrei già promossa. Insomma, se il freno si fa sentire, se ci andate giù pesante si fa decisamente sentire. Qui abbiamo l'accensione, i fari, qui è il sistema per gestire le mappature, tutto l'infotainment gestito da questo cursore. Come rifiniture è buona, mi sembra fatta bene, ma non mi aspetterei nulla di diverso da un'Aprilia. Certo, non è quel tipo di moto che ti aspetti di avere una moto grossolana, perché comunque viene venduta con un prezzo sicuramente in linea con la categoria di mercato, però non è che te la regalano. Vediamo un po', dandogliene un pochino, come si comporta. Reattiva, senza dubbio una moto reattiva, quindi se avete bisogno che lei vi dia qualche emozione, sicuramente ci metto nelle condizioni di poterlo fare. Ora qui ci sono già i primi fenomeni che come al solito ti devono tagliare la strada perché c'è un po' di traffico. Allora, se la vogliamo paragonare alla tenere come seduta e come comfort, diciamo che si equivalgono, direi che sono ambedue molto molto comode. Ma è passato un paio di mesi da quando ho provato la Tenere di Traverso, però ne ho un ricordo di una moto abbastanza confortevole sia come angolatura della gamba sulla pedana, quindi direi che da quel punto di vista si assomigliano veramente moltissimo. Forse la monosospensione della Touareg è più confortevole. Così a sensazione sento proprio un feeling più morbido su questo punto dell'asfalto un pochino più disestato. Quindi, biker, è il momento di fare un piccolo riassunto. Questa magnifica Touareg è un bicilindrico parallelo fronte marcia a quattro tempi, con raffreddamento a liquido e con distribuzione bialbero a camme e con quattro valvole per cilindro. Abbiamo detto una cilindrata con precisione di 659 cm3 e 80 cavalli.
ha un telaio in tubi di acciaio e reggisella integrato. Ha un peso di 204 kg a secco e la capacità del suo serbatoio è di 18 litri. All'anteriore ha una forcella Kayaba a steli rovesciati completamente regolabile e, sul retro, un monoammortizzatore Kayaba. L'impianto frenante è completamente Brembo con ABS multimappa, cerchi a raggi con pneumatici tubeless. La mia personale opinione nei confronti di Faro e Cupolino, tanto criticati, invece è assolutamente positiva. La parte estetica è forse ciò che di più mi ha colpito di questa Aprilia Touareg. Dal bellissimo TFT in dotazione potete accedere alla gestione elettronica della Touareg, che comprende una suite di controllo di trazione, il freno motore, le mappe del motore e anche il cruise control. La Touareg possiede 4 diversi riding mode, di cui 2 sono fissi e 2 sono personalizzabili. Ovviamente avviamento elettrico e sentite il sound di scarico. Bellissimo sound. Beh, allora direi che l'abbiamo usata, l'abbiamo testata, non tantissimo, sarebbe stato bello averla per un weekend, però questo tipo di trattamento per il momento mi è offerto solo da poche aziende con cui ho il piacere di collaborare. Questa è stata una piccola demo in cui ho avuto la possibilità di fare una prima conoscenza con la Touareg 660, che è già tanto, perché ci sono certi concessionari che neanche ti offrono la possibilità di fare questo. Quindi io ringrazio molto Aprilia Piaggio, il concessionario CEB Firenze, per l'opportunità che mi hanno dato. La moto mi è piaciuta tantissimo, devo dire che facendogli il diretto confronto con la Teneré probabilmente preferisco la Touareg. Per la mia ignoranza nel settore delle enduro stradali, sicuramente se dovessi scegliere in questo momento tra una Teneré T700 e una Touareg 660, probabilmente la mia scelta cadrebbe su di lei. Mi piace, ma ve l'ho detto fin dal primo momento, probabilmente è anche una questione di affetto per quello che rappresenta per me il marchio Aprilia, quindi sicuramente non è un'opinione oggettiva la mia, ma sono molto influenzato dalla soggettività. Però ribadisco, è una gran bella moto, io vi consiglio di provarla se ne avete l'opportunità. Torniamo verso il concessionario, mi sembra giunto il momento di riportare a casa questa bambina. Datemi l'esperienza del controllo in piedi. Il freno si raggiunge bene, forse da un certo punto di vista meglio che sul Teneré, però c'è da dire che ora sto usando le sneaker della Steel Martin, mentre quando ho usato il Teneré avevo gli stivali da moto, quindi chiaramente un controllo della caviglia molto diverso. Quindi questo purtroppo è un confronto che non posso fare alla pari, e non ho l'esperienza dell'endurista scafato e navigato per potervelo giudicare, quindi su questa cosa qui prendetemi con le pinze, per favore. Non voglio avere responsabilità che poi ve l'andate a comprare e mi dite: oh Dave, però il fuoristrada il freno non lo prendo, non è colpa mia. Dunque, molto bella ragazzi, mi piace davvero tanto, veramente una moto che vale la pena avere. Bisognerebbe poterla provare sulla lunga distanza e provarla anche in off-road, ma considerato le opinioni che ho
sentito anche di altri youtuber e influencer, credo che la mia opinione sia in buona compagnia e sicuramente anche in compagnia molto più autorevole della mia preparazione, che lascia comunque sempre il tempo che trova. Io sono semplicemente uno come voi a cui piace andare in moto, non è capace a farlo ma gli piace. Siamo quasi arrivati, direi che possiamo considerarci soddisfatti.